Eccoci qui, siamo qui in compagnia della dottoressa Annalisa Palese, una dolcissima dottoressa che ogni giorno affianca con professionalità e con dolcezza appunto proprio questo momento di cui parlavamo, questo momento, dottoressa, in cui una mamma riesce a sentire il sussulto del suo bambino e da lì a poco riesce a vederlo finalmente materialmente tra le sue mani. Le chiedo di raccontarmi e di raccontarci come vive questi momenti, questo accompagnamento anche nel corso dei 9 mesi, prima che avvenga il momento in cui il bimbo rende una coppia a famiglia. A lei la parola. Ovviamente per un genitore l'emozione, per una mamma, l'emozione di divenire mamma penso che sia l'emozione più grande. La coppia, nel momento in cui hanno già il dono d'amore, questo dono viene coronato con l'arrivo del figlio, no? Con la nascita, e la mamma ovviamente questo lo avverte sin dal test di gravidanza positivo. Possiamo proprio da mamma, già nel momento in cui vede quelle due lineette rosse sul test di gravidanza, già prova una gioia immensa, già si rende conto che cambia tutto nella sua vita, cambia tutto con tutto ciò che comporta, la paura del cambiamento. Paura che all'inizio può essere vissuta appunto del non sapere di quello che succederà, di quello che accadrà, ma che via via col passare dei mesi, delle settimane, questo viene tramutato proprio in gioia, in speranza, nel sapere che ci sarà la nascita di una nuova vita che corona il loro sogno di essere coppia, di divenire genitori. Ma tra l'altro poi una nuova vita è anche un segno di luce, no? Luce per la famiglia, oltre che per i genitori che affrontano questa grande gioia, ma per tutta la famiglia che li circonda. Le mamme ovviamente vivono i 9 mesi con tante ansie, con tante paure, ma allo stesso tempo si rendono conto che poi questo andrà incontro alla nascita del bambino e si tramuterà proprio in gioia, in felicità. E forse il momento appunto proprio dell'avvento in queste settimane, con l'avvento, la venuta di Gesù, no? Noi lo viviamo quotidianamente in sala parto. Purtroppo devo dire, a volte non ci rendiamo neanche conto quando siamo presi proprio dall'assistere il parto materialmente. Tralasciamo quella che è la cosa più bella, no? Dell'umanità. La cosa più bella è proprio la nascita. Nell'universo qual è la cosa che ci dà più? Proprio la nascita del bambino, la nascita di una nuova vita. E noi lo viviamo quotidianamente. Cerchiamo anche alla donna di affiancarla spiritualmente, di aiutarla non solo nell'assistenza materiale della nascita del bambino, ma anche di darle quell'assistenza spirituale, di accompagnarla nella gioia, di rassicurarla, di farle vivere proprio una di accompagnarla nell'evento della nascita, nell'evento di questa nuova vita. Si racconta, ora lei può dirmi se è vero o no, che il bimbo una volta fuori pianga in modo disperato quasi e trova pace solo quando viene adagiato sul grembo della mamma. E questo è verissimo, ma così come la mamma che negli ultimi attimi del parto, no? Proprio nella fase che noi chiamiamo espulsiva, quindi prima della nascita, prima dell'espulsione del feto, la mamma urla così tanto dal dolore o si dimena così tanto per il dolore che prova, è un dolore che veramente svanisce con la nascita del figlio. In pochi attimi, in pochi secondi tutto cambia, tutto quello che è stato paura fino ad un attimo prima si tramuta veramente in gioia, in felicità, in contentezza. E ovviamente non è solo la mamma, bisogna anche pensare alla presenza del papà in questo evento bellissimo, perché i papà, anche se non partecipano proprio materialmente, ma sono accanto alle mamme e sono emozionati quanto le mamme, provano le stesse identiche emozioni che vivono anche durante la gravidanza, non solo poi al momento della nascita del bambino. Grazie, dottoressa. Credo che ci sia poco da aggiungere se non fare gli auguri. Ringrazio voi. Grazie a lei. E tanti auguri per questa missione, perché in fondo è una missione, perché non esclude il rischio questo momento del parto e di tutta la gravidanza. Mi quello ci deve appunto utilizzare proprio, che noi molte volte ci focalizziamo sul parto in sé per sé, sì. Pensando a quelle che possono essere le complicanze, ma è bello poi partecipare con la donna anche da un punto di vista emotivo, emozionale. Certo. Perché la donna
È quello che vive in quel momento. Certo. Grazie dottoressa, buon Natale a lei, ai suoi bambini, alla sua famiglia, e auguri a voi e a voi la linea.